Buongiorno, allora, niente, oggi è sabato 22 dicembre e niente, insomma, stamattina è stato un po' di tran tran, mi sono svegliata tra l'altro pure relativamente tardi, però mi era suonata a svegliare alle 5 e mezza perché mi ero totalmente dimenticata la sera prima di spegnere le sveglie del tirocinio, cioè io ero convinta ancora che dovessi ancora fare tirocinio, vabbè. Niente, stamattina ho visto la Eli, lascerò le clip. Ciao Eli! Finalmente, dopo tanto tempo, troppo, vero? Che bello! Niente, mi ha offerto la colazione, vai. Però adesso, dopo ti devo dare una cosa. Che sarà filmata anche questa. Tan 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 tan. Questo? Prima questo. Ok. Questo lo leggo in privato. No, ma è un bigliettino normalissimo. Cose nostre, ma è bellissimo. Ti dispiace se rompi? Rompi, spacca, che porta fortuna. Davvero? Sì, spacca. Comunque questa, cioè questa la carta così l'ho presa da Tiger. Anche il bellissimo da Tiger. Ma da Tiger quest'anno si sono... Sì. Leggi cos'è, è una roba sfiziosa. No, ho capito. Grazie. E sono riutilizzabili. Cioè tu li metti nel congelatore, sì. E poi la mattina. Ma appunto, secondo me. Poi quando finisce. Oddio, l'ho rotta tutta. Vai. Oh, però è. Capito. Ti piace, vero, sì. Questo? Sembro male. Io ce l'ho questa. Ce l'ho rotto. Così almeno quella da viaggio. Io ce l'ho nervosa. Te l'avevo, cioè mi ricordavo che ti piaceva. Ho preso questo qua grosso. Poi quando ci vediamo ti devo dare un po' di cose. Grazie. Tipo di benefit. No, perché mi continuano ad arrivare. Praticamente abbiamo fatto colazione insieme al Mac verso in stazione centrale, perché lei cambiava treno per andare su, e abbiamo deciso anche che ci rivediamo il 29 per andare appunto a pranzo su da loro, che andiamo a mangiare insomma un qualcosa tipico valtellinese. Molto contenta di averla vista perché non la vedo da 6 mesi, tipo una cosa del genere. Poi le ho anche dato un pensierino, e cioè piccino piccino, che però boh, a me piacciono tanto queste cosine così, quindi spero che l'abbia apprezzato anche lei. E adesso sono tornata a casa, devo riordinare camera mia. Sono contenta di essere ritornata a fare i vlog, cioè potete capire quanto sia felice. Nonostante tutto c'è sempre un sogno della Madonna. Niente, io ho lavato il bagno nel frattempo, ho fatto un po' i pavimenti, ho riordinato per quel che sono riuscita a riordinare un po' qui. Mi mancano solamente questi vestiti. Adesso dovremmo anche andare a mangiare, perché poi dobbiamo fare la spesona insomma di Natale. Hello. Sono fatta una di quelle dormite, raga, che c'è come i bambini. Devo lavarmi, cioè devo lavarmi tutti i capelli che fanno cagare, quindi absolutely me devo muovere il bottom. Comunque ho un po' mal di gola, magari dopo mi spruzzo su uno spray che utilizzo insomma quando inizio già a sentire questi fastidi qua. Allora, sono venuta qua con i miei assessi, una specie di outlet del dolce, abbiamo preso un po' di cosine. E tipo più che altro le cups per il caffè lavazza modo mio, che volendo posso fare anche il tè, quindi sono troppo contenta di questa cosa. Quindi adesso torniamo e andiamo a fare la spesa per Natale, perché cioè sono veramente in straritardo. Tra l'altro mi scappa una pipì assurda. Mamma, oggi alla fine mi sono vista anche una puntata, no forse due tipo, puntate di Jane la Vergine. Ieri mi ero vista un film invece su Netflix, subito dopo pranzo. Mi sono un attimo rilassata, però stasera devo assolutamente vedere alcune cose che devo fare domani mattina, perché devo fare un check-in in un appartamento Airbnb di un mio amico che non è in Italia e mi ha chiesto sto favore, insomma. Quindi devo andare a ricevere praticamente questi due ragazzi cinesi, è una coppia, forse ve l'avevo già detto. E niente, quindi dovrò spiegare un po' di cose burocratiche della casa, eccetera. Magari alcuni posti che loro vorranno visitare, ma forse la vedranno loro, insomma, non è che devo fare chissà che. Solo che ovviamente in tutto ciò io dovrò parlare in inglese. Quindi alcuni termini, tipo in macchina prima, mentre stavamo venendo qua, ho fatto cercare mia madre alcuni termini tipo della casa che non mi ricordavo. Oh,
Madonna santa, abbiamo fatto una giga spesa. Niente, adesso io sto andando dai bambini a portare delle patatine dei miei cuginetti, perché sono a casa da soli e già non potrebbero essere a casa da soli. Adesso vediamo cosa combinano. Niente, io sono arrivata qua dai miei cugini, adesso li recupero che andiamo a farci una carbonara a casa. Bello sto sfondo natalizio, potrei farci un video. Raga, siete pronti? Dai che sto facendo un vlog, volete venire nel vlog? Bunso vesti, ma che cacchio ti sei messo? Bunso, ma di chi è quel cappello? Di mia sorella. È bellissimo. Bunso vestiti, dai vestiti, che andiamo. Lo so che è bellissimo, è bellissimo. Ci stanno mettendo 6 anni a cambiarsi. Ma vi state anche lavando i denti? Va bene, ho preso entrambi queste patatine qua. A me tra l'altro queste qui quando ero piccolina io le mangiavo sempre, queste, non so se avete presente. Comunque sto sfondo bianco è perfetto per fare i video, mi piace. Vale, dai, come indovina chi sono. Ma no, tu non ti sei presentato, tu non sai come ti chiami. Io sono l'uomo misterioso. Ma hai freddo che c'hai su sta cosa che si crepa di caldo? No, caldo. Quando lo guardo io porto. Lui è il mio bebè. No, non è vero. Solo perché non mi dai più bacini. Non è vero, te l'ho dato qualche. Cioè, quando eravamo a casa. Esatto. Ma adesso no. No. Perché? Perché te l'ho già dato. Ah, quindi sei un po' vecchio. E baci. No, non ricordi, non ti dice niente il proverbio una mela al giorno toglie il medico di torno. Ah, quindi vale lo stesso per i baci? Una mela al giorno toglie il medico di torno. Un bacio al giorno toglie la cugina. Good morning everyone, oggi è domenica e io sono andata a fare quel lavoretto che vi dovevo dire, che dovevo andare a fare quel check-in in quelle Airbnb. Ho ricevuto i ragazzi, sono stati molto carini e cordiali, a dir la verità, veramente tanto. E niente, insomma, a parte che sono stanchissima, mamma mia. E vorrei tornare appunto a casa a dormire, però mi sa che non mi conviene perché così mi porto avanti un po' con le cose da fare. E adesso stavo un attimo facendo benzina perché la macchinuzza, c'ho bisogno della pappa. E niente, quindi penso che adesso tornerò a casa, riordinerò un attimino, penso che pianificherò un po' lo studio. Vado in palestra così mi faccio una corsetta, mi faccio un po' di macchine eccetera. E sono stanca, sono veramente, cioè, non è possibile che io sia così stanca alla mia età. Mamma mia. Questa notte ho dormito veramente malissimo. Cioè, ma proprio malissimo. Sapete quando vi svegliate, tipo, mi sono svegliata alle 3. Avevo dimenticato di mandare il messaggio amoroso, che però poi è tornato verso quell'ora a casa. Perché noi non passiamo a Natale insieme, ovviamente. E infatti mi fa, ma che ci fai? Sveglia così. Mi ha detto, guarda, mi sono svegliata perché mi sono addormentata col telefono in mano. E poi mi sono risvegliata alle 4, poi mi sono risvegliata alle 5. Infatti ho detto, cioè, non è possibile. Wow. Ultimamente sto veramente dormendo malino. E niente, vabbè, però pace, viva l'insonnia. È super foggy outside. Allora, questo qui è il primo vestito che ho preso da Telly Whale. Boh, a me piace un botto. Sì, perdonate il caos che c'è in camera mia. A me piace un botto. Penso che lo metterò domani. Adesso vedo. Però è fatto così, vedete. Anche dietro è fatto così. Adesso vedrò quando metterlo. Mentre l'altro vestito è questo, che però è una specie di, vedete, una tutina. Ed è di velluto, non so se si nota. Comunque, anche questo mi piace un botto. E questo era scontato al 50%. Questo penso che lo metterò su a Capodanno. Allora, questo qui è l'outfit di stasera. E niente, insomma,
spero che si riesca a vedere qualcosa. Sono ancora indecisa se mettere questi tacchettini, che vabbè non sono nemmeno altissimi ma non hanno tanto plateau, e poi mi sento sempre molto strana quando metto i tacchi, non so, non chiedetemi il perché, però insomma questo in generale è l'outfit. Allora, questa tinta qui è quella di Anastasia Beverly Hills, questa, che è appunto Poet, che già vi avevo fatto vedere. È stupenda, boh, su di me poi a me piace tantissimo. Io di solito faccio sempre questi trucchi così, linea di eyeliner, mascara, queste tinte di questi colori. Devo andare, insomma, perché appunto c'è la festa di mio zio, che è quello zio che è venuto appunto qua dalle Filippine a trovarci per la prima volta in Italia, eccetera. Quindi andiamo a casa di mia zia, perché adesso loro stanno a casa di un'altra mia zia, un casino di parenti. Comunque se magna, se beve e niente, penso che magari vi farò vedere qualcosina adesso, sì, se riesco. Devo anche cambiare la batteria alla videocamera, perché dicevo che devo cambiare qua c'è un casino qua dietro, non guardate. Dicevo che devo cambiare la batteria alla videocamera, perché si sta scaricando al 23%, quindi mi devo muovere assolutamente. In tutto ciò sono riuscita anche a mettere uno smaltino, e ho messo questo qui di Flormar. Avrei voluto farmi il semi permanente, però penso che me lo farò per Natale, cioè per Capodanno. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Buongiorno, allora oggi è la vigilia, io sì, sono sveglia da pochino a dire la verità, da un'oretta, niente, dovevo svegliarmi presto, studiare eccetera, quindi penso che studierò fino a stasera, e poi ovviamente aiuterò con i preparativi, perché il 25 e il 26 viene un po' di gente da noi, e ieri sera non so perché c'ho sta voce, comunque forse a furia di ridere, di cicerare e tutto. Ieri sera appunto siamo stati a casa di mia zia, perché lo zio che è venuto appunto a trovarci ha fatto gli anni, lui adesso fino al 30 sta lì insomma con la moglie, cioè quindi con un'altra mia zia, dico moglie così perché cioè sono tutti i miei parenti, solo che cioè, siamo iniziati ad essere un po' tantini. Stamattina ho fatto colazione. Ah, vi devo troppo far vedere delle cose. Mi ha preso di recente praticamente in una specie di outlet, per chi è di Sesto si chiama tipo Bontà Dolciario, una cosa del genere. E niente, questa qui, che è appunto il caffè macchiato, che mi piace sì e no a dir la verità, ma costava pochissimo, quindi ho detto vabbè proviamolo. Questo invece è un altro che non abbiamo ancora provato, il caffè cremoso, e tutti questi sono compatibili con la macchinetta qua, lavazza a modo mio, non so se si legge. E oltre a questo abbiamo preso anche, abbiamo fatto una spesa che penso che durerà fino all'inizio, anche fine gennaio del 2019, anche il tè questo qui è buonissimo, messo qua all'interno della macchinetta, perché viene buono, non mi dispiace per niente, quindi niente, ci siamo dilettati a prendere queste cose. Hello, allora rieccomi, ritornata. Niente, io sto facendo farmacologia, ho pranzato tipo al volo con gli avanzi della festa di ieri e mi stavo nel frattempo facendo degli schemi di farmacologia. Buonasera, allora è sera, mi ha messo venendo la tosse ufficialmente. Io ho cercato di farmi boccoli, oggi sono pure andata a correre alla vigilia, cioè proprio feste pazze. E nel frattempo io mi sono appena svegliata, perché subito dopo cena sono collassata. Però prima di collassare definitivamente volevo aprire i regali, quindi andiamo a spacchettare i regali. Ho deciso di scartare i regali con voi come praticamente quasi ogni anno. Perdonate il caos infernale e non vi dico il casino che c'è davanti a me, perché mia mamma sta cucinando, io ho messo la videocamera sul tavolo in mezzo all'insalata russa che ha fatto, i lumpia che deve fare, c'è un casino totale. Apro i regali. Allora, ne ho un pochettino da aprire, poi mi sa che altri li aprirò domani. Mia mamma voleva darmi questo domani, però alla fine me l'ha dato stasera. Questi qui
dipendono dal moroso. Quindi inizio da questi, perché da mo' che continuano a guardarmi, ce li avevo lì. Vado. Allora, questo è il numero uno. Se non mi sbaglio devo aprire questo. Madonna. Cioè, ma l'ha impacchettato fino al midollo. Ah, perché è ancora impacchettato dentro? No, vabbè, non ci credo. Visto che è in bianco e nero, o a colori il mondo insieme a te è fantastico. Allora, questo lo teniamo, il bigliettino. Vabbè, io spacco. Spacchi. Wow, no, vabbè! Sono le cartucce per la Polaroid. Una in bianco e nero. Sa cos'è? Rainbow. Fico. Bellissimo. Bello. Oddio, aspetta. Allora, aspetta. Calma. Poi. No, vabbè, questo lo devo troppo provare. Bene, a Capodanno lo proviamo. Anche questo, dir la verità. Vai, vado col pacco numero... No, aspetta, questo è il 3. Oh cacchio, spero che questo si fosse l'1, sennò ho fatto una figura di merda, ok. Questo è il 2, perché ci sono pure i numeri. Ovviamente io sono di nuovo piena di brillantini. Era solo impacchettato in uno oppure in un altro. Mi ha appena scritto il secondo, non l'ho visto. No. No, vabbè, bellissimo. Oddio. Ma, cioè, ci sono talmente tanti accessori che non riesco, cioè, che non saprei neanche da dove iniziare. Allora, vabbè, questo qua è un bellissimo. Questo, oh, questo qui lo volevo da mo'. È tipo un set di foto per le Polaroid. No, bellissimo. Come si dice? L'album, ecco. Questo. Questi però non so cosa siano. Wow. Allora, queste sono tipo delle lentine, giusto? No, vabbè. Lentine. Oddio. No. Queste sono delle mini photo frame, cioè dove praticamente si mettono le foto e poi le puoi tenere, capito? Le puoi tenere così. Bellissime! Questo non so cosa sia. Sono degli stickers. Ah, madonna santa. Top. Bellissimo. Questo... Mi sa che anche questi sono... Ah, no, vabbè. Questo è un set per tipo vedere che c'è anche lo spago e le mollettine per fare tipo tutte le foto attaccate così al muro. Bellissimo. No, dai. Troppo bello. Questo? No! No, mamma, guarda. Cioè, mi ha regalato il portafoto Polaroid. Bella, vero? Cioè, mia mamma che se la ride dietro, aspetta. No, dov'è il mio telefono? Non so neanche più da dove andare. Sembro ubriaca, comunque. Si vede che mi sono appena svegliata. Io nel frattempo a me sta ufficialmente venendo la tosse, mamma. Mamma, pure che puoi anche parlare, No! Che è sta roba? Signore santo. No, vabbè.
No! Ho preso i biglietti. È terribile. Cioè, tu pensi che noi ci eravamo detti, sì, dopo Capodanno decidiamo insieme dove andare l'11, il 12, il 13. Mica mi ha aspettato, ne ha già presi i biglietti. Niente. Grazie, imbarazzata. Allora, andiamo avanti un attimino, devo un attimo riprendere. Questo è troppo bello. Beh, non vedo l'ora di mettere le foto. Mia mamma che non è che mi ha fatto un regalo, me ne ha fatti 100 di regali. Ma cos'è sta cosa pesante? Cazzata. Questo devo aprire. Apro prima questa. O questa. Oh, madonna. Vabbè, apro. No, vabbè. Sai che io amo le candele, non possono essere cazzate per me le candele. E speranza. Buono, gelsomino, bellissima. C'è un'altra candela, raga. Ah, i guanti. Allora, c'è una storia. Praticamente c'era tutta una storia dietro questa cosa qua dei guanti. Perché io faccio, mamma, io senti, prima o poi mi devo prendere dei guanti. Perché quelli che avevo erano quelli per la moto che utilizzavo, per il motorino che utilizzavo e basta. E no, bellissimi questi. Perché sono anche quelli touch. Basta, non posso più alimentarmi, ti posso restituire i tuoi guanti. Grazie. Poi ho un'altra per il freddo, per la montagna. Però nella sacca di Babbo Natale ce ne due cose. Apro anche questa. Ah, sì. No, aspetta, cos'è sta cosa? Cos'è, mamma? Una sciarpa. Ah! Ti piace il colore? Sì. Mette lei. Vediamo così, vero? Sì. Oh sì. Eh? Wow, perfetta! Ed è anche bella tutta potrei anche tenere che ho un mal di gola. Poi, apro questa. Ma cos'è? Un maglioncino. Ah, un maglioncino. Ma non è M, mamma, mi hai preso? Non c'è più S. A me non è tanto grande. Wow, che è molto sciccosa, a dir la verità. Beh, però è da tenere aperto questo, sì, perché sì. Secondo me mi sta largo. Bello! No. Però bello, così, no, di questo bene. Colore è molto bello, tra l'altro, non ce l'avevo ancora. Lo sai? Certo. Sono le calze! Sì! Oddio, belle queste! Certo. Super natalizie! Vabbè, io, mia mamma lo sa, io le calze le mangio praticamente, quindi lei ogni anno mi fa rifacimento. Apro questo, mamma. Dai! È da tanto che l'ho presa. Come da tanto che l'hai presa? Davvero? No, comunque. Non dirmelo, vuoi anche dirmi cos'è? Vai, apro. Mia mamma è così, cioè ogni volta dice. Aiuto. Pelo. Io spero che non ce l'hai quelle disegni. Quelle. Wow. Non ce l'hai ancora. No! Ah, bellissimi questi orecchini. A goccia dentro. Belli. Questi li metto domani. Belli, mamma, grazie. No, così a goccia non li avevo ancora. Ah. Io avevo, ho i cuoricini, ho i quelli tondi e sgorciato per vedere se non c'era. Ah, ecco perché. Vabbè, ma scusa, ma chi me li avrebbe potuti prendere? Cioè, non è che io mi prendo gli orecchini a caso, così. Di solito quando li prendo ci sei quasi sempre tu, no? Come va, avevi tutto? Grazie, mamma. Devo aprire questo pacco, che praticamente è un pacco che mi ha regalato una ragazza che mi segue, che ho conosciuto da poco. Lei si chiama Laura, che saluto, ciao Lau. E anche lei appunto da poco ha iniziato un canale su YouTube. E lei è appunto un'aspirante studentessa di fisioterapia. Cioè, diciamo, tutta la sua storia, a dir la verità, siamo diventate amiche, posso dire così, perché comunque parliamo spesso, ci si confronta spesso anche con lo studio, eccetera, e quindi, niente, lei mi fa, ti posso mandare un pacchettino, non lo so, che magari così cos'ha, alla fine, cioè io vi dico la verità, non è che sono solita lasciare gli indirizzi, eccetera, però comunque
di Lemmy mi sono fidata anche molto tranquillamente. Lau, apro il tuo pacco. Donna mia, ma comunque gliel'avevo anche già detto che non doveva disturbarsi e tutto. E nonostante tutto sei disturbata. Comunque mamma mi sa che I need your help. Can I have a seat? Thank you. No, che carina. Oddio, mi ha scritto anche un bigliettino. Il Pandoro che io adoro. Bellissimo. Mangeremo sicuramente domani. Cioè, anzi no, io me lo mangerò a Natale, per la mattina di Natale. No, ha fatto una sciarpa. L'ha fatta lei. È una sciarpa. Che bel colore. Bellissima. Cacchio, grandissima. Ma questa è tipo una fascetta, immagino, giusto, Lau? Sì. Adesso le mando un messaggio audio. No, bellissima. Vero che il colore è bellissimo? Sì, sì. Colore bella. Senza che me la tengo tutta la notte. Adesso le mando un messaggio. Apro questo qui, che è il regalo di Bea. Non so minimamente cosa sia. Per Caroline, buon Natale. Oddio, che figa sta roba. È tipo una lucina, immagino, no? Guarda. Aspetta, vediamo se... se è giusto. Oh. Bellissima! Questa la possiamo mettere di qua? Era bellissima! Sì. Molto. Grazie Bea. No, vabbè. Poi cioè lei lo sa, lei mi conosce bene, a me piacciono tutte queste cose. Bella, vero? Molto. Bella Bea, grazie mille. Parte di mia zia, che io ho già capito. È quella che c'era dalla Spagna? Cos'è? Dalla Spagna? Non lo so, io l'ho lasciata in frigo. Di chi era? Ah, veramente? No, allora devo... sapere chi di chi, perché devo chiamare in Spagna, Grazie Tita. Oddio, aspetta, mettiamo via il bigliettino. Tita? Tita Susan. Anche Tita Nina. Anche lei sarebbe Tita Nina. Sì, perché Nina in filippino vuol dire madrina. E puto. Vabbè, qua c'è un casino, mamma, dopo dobbiamo pulire tutto. Comunque io ho già capito cosa sono. Sono i miei preferiti. Che cos'è? Ah, sono della Lin e me ne mangerò uno adesso. Vuoi? No, grazie. Guarda che ore sono. A mezzanotte. Mamma, buon Natale. Sono stanca ma tanto felice. Ragazzuoli, basta, questi qui erano appunto lo spacchettamento della mezzanotte, anche se è mezzanotte adesso, io ho iniziato 20 minuti prima rispetto al solito, ma perché fondamentalmente appunto mi stavo già addormentando, anzi già stavo dormendo, non ho aiutato mia mamma a fare una mazza, quindi forse è il caso che adesso... Domani mi aiuti però. Domani ti aiuto. Quindi, dato che mi aspetta una giornata intensa a Natale, vi mando un bacio gigante. Cercherò di montare subito questo video, perché così almeno lo vedrete il giorno di Natale stesso. E saranno appunto gli ultimi giorni di Vlogmas prima di Natale. Ci colgo anche l'occasione di augurarvi tanti 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 cari auguri di buon Natale a tutti voi e a tutta la vostra famiglia. E rilassatevi, godetevi appunto le vacanze, le feste con le persone che volete bene e con la famiglia, che è molto importante. Io in mezzo a tutto questo trambusto, madonna, mi sento un po' stordita davvero comunque. E niente, dai ragazzuole, mamma saluta, auguri a buon Natale alle ragazze. Buon Natale a tutte le ragazze belle. E perché quelle brutte no? Anche brutte. No dai, ma... no, scherzo. Auguro un buon Natale a tutti quanti. Mia mamma non si farà mai vedere, mezzo nuda, quindi lasciamo stare. Basta, ci vediamo sicuramente domani, che magari vloggerò qualcosa, qualcosina. Insomma, che anche se saremo fra noi, penso, non lo so. Basta, vi mando un bacione gigante, io e i miei bellissimi capelli mossi. E... mossi? Mossi, vero che si sono afflosciati tutti? Inutile, sì, che io abbia fatto sti boccoli, vabbè. Al prossimo vlog. Cheers!